quindi siamo nel pieno delle vacanze, quindi mettiamo un po' in pausa i video più corposi e più complessi, ora c'è voglia di leggerezza e quindi facciamo un po' la classica chiacchiera da bar, appunto leggera, rapida e scorrevole. Allora, vi racconto un po' una storiella. Ci sono un gruppo di appassionati, collezionisti, prettamente di vintage, che frequentano mercatini oppure i vari portali di vendite e cercano sempre l'affarone, cercano di strappare il pezzo alla cifra più bassa possibile immaginabile e magari acquistano un orologio ad un prezzaccio molto più basso rispetto a quello che è il prezzo medio, magari un orologio nella fattispecie con la corona non originale, la classica corona generica. A questo punto, nel più dei casi, si tratta comunque di acquirenti un po' neofiti o comunque non particolarmente scafati. La prima cosa che pensano è: poco male, ora mi metto subito alla ricerca. Onde poi ben presto scoprire che il prezzo di una corona originale, coeva, giusta per quel modello, costa forse la metà di quello che hanno pagato per tutto l'orologio. A quel punto lì, cosa succede? Ci sono due strade. Vabbè, possiamo innanzitutto dire che se avessero ponderato un pochettino più l'acquisto e cercato un orologio già a posto, avrebbero speso qualcosina in più, ma poi forse alla fine della fiera gli sarebbe magari anche convenuto. Comunque, a questo punto, dicevo, ci sono due strade. O ti tieni l'orologio così com'è, oppure ti metti con pazienza alla ricerca della corona giusta. La prima strada in molti casi non è percorribile perché queste persone sono ossessionate dalla corona originale, soffrono quasi un dolore fisico con la mancanza della corona originale, proprio non riescono assolutamente a godersi l'orologio. È un caso di vita o di morte avere la corona originale. Poi ci sono anche quelli delle fibbie, ma qui ci fermiamo alle corone. A questo punto è assolutamente di vitale importanza dare alla ricerca di una corona originale. Facciamo un esempio concreto. Parliamo per esempio di Zenith. Si apre tutto un ventaglio di caratteristiche che deve avere la corona che noi stiamo cercando. Deve avere caratteristiche di coevità, quindi il logo sulla corona deve essere coevo, deve essere del periodo dell'orologio in questione. Dopodiché ci sono altre caratteristiche, ovvero il colore, parliamo di una cassa in oro nella fattispecie oro giallo, oro rosa, e poi anche caratteristiche di forma e dimensione. Capite bene che non è facile trovare una corona che rispetti tutte queste caratteristiche. Allora tanti collezionisti cosa fanno? Montano la prima corona che capite, purché sia la più economica, la più conveniente. Ed è proprio il caso di un conoscente, e proprio su uno Zenith, il quale ha voluto assolutamente montare una corona Zenith, ma ha montato la più conveniente che ha trovato. E ora andiamo un po' a vedere di cosa si tratta. Come vediamo qui, la coroncina è molto molto piccola. Si tratta di un orologio a carica manuale, pertanto la corona è assolutamente sottodimensionata. Ora a questo punto voi mi direte: va bene, c'è la questione estetica, è un po' piccolina, ma a parte la questione estetica, quali possono essere i problemi di avere una corona sottodimensionata in questo caso? Ora andiamo un po' a spiegare quelli che sono i dimensionamenti delle corone. Dunque, il proprietario di questo orologio, dopo aver sostituito la corona generica, che è una corona un po' più piatta e dal diametro direi doppio rispetto alla corona attuale, lamenta una difficoltà nella ricarica, ovvero sente la ricarica molto dura. Ecco, questo è abbastanza intuitivo, ma comunque lo andiamo a spiegare, è tutto dovuto al diametro della corona. Allora, nella fattispecie la corona che è stata montata è una corona per uno Zenith a carica automatica. Gli orologi a carica manuale necessitano di una corona di un diametro maggiore, di un diametro di almeno 4 mm circa. Poi dopo dipende un po' dalla tipologia di orologio. Gli ultra piatti ovviamente hanno una coroncina un po' più piccola, ma orologi di circa questo spessore, uno spessore abbastanza classico per gli orologi a carica manuale dell'epoca, come dicevo, necessitavano di corone di circa 4 mm di diametro. Questo perché una corona di diametro maggiore ci permette di avere una leva maggiore durante la ricarica. Ebbene, una corona così piccola che problemi dà invece?
Ebbene, quando noi andiamo a caricare l'orologio, durante i primi giri di carica andiamo abbastanza bene, riusciamo a caricare in maniera agevole, ma mano a mano che carichiamo, la forza resistente della molla aumenta. Aumenta in maniera abbastanza lineare, non stiamo a entrare troppo nei dettagli, ma prendiamola così. A questo punto noi progressivamente ci troveremo di fronte ad una resistenza della molla maggiore. Ebbene, il fatto di avere una corona dal diametro molto piccolo farà sì che la corona avrà un effetto leva minore. La leva non è altro che il raggio della corona stessa. Pertanto noi con le dita dovremmo imprimere una forza maggiore per vincere la resistenza della molla. Pertanto noi avvertiremo una carica già molto dura quando saremo ancora a metà della carica stessa. Di contro, una corona invece con un diametro più ampio, quindi con un raggio maggiore, avrà un effetto leva più vantaggioso e quindi la forza che noi dobbiamo imprimere con le dita per vincere la stessa resistenza della molla sarà nettamente migliore e quindi noi arriveremo fino a fine carica più agevolmente e senza dover lavorare troppo con il polpastrello. Ergo, una corona dal diametro maggiore non solo ci permette di arrivare a fine carica un po' più velocemente, ma soprattutto ci permette di contrastare meglio la forza resistente della molla e quindi avremo una carica più dolce, più progressiva e meno difficoltosa. Questo tipo di corone invece così piccoline erano prerogativa degli orologi a carica automatica. Un orologio a carica automatica per definizione affida il processo di ricarica appunto al rotore, quindi al movimento del polso. La ricarica manuale normalmente, o almeno come si dovrebbe fare, è preferibile soltanto quando l'orologio è completamente scarico, quando lo andiamo a prendere dopo un lungo periodo di inutilizzo, e la ricarica manuale si consiglia effettuarla con pochi giri, 3, 4, 5 giri, e siamo nella fase in cui l'orologio è completamente scarico e quindi la resistenza della molla è inferiore. Per cui, detto questo, una corona così piccola non ci impedisce più di tanto la manovra, proprio perché la ricarica manuale deve essere assolutamente centellinata. Di contro, invece, una corona piccola su un orologio a carica automatica è meno fastidiosa, è meno invadente sul polso e quindi rende l'orologio più confortevole. E quindi, detto questo, una corona non vale l'altra, ovvero il diametro della corona ha un senso, le corone non sono state dimensionate a caso. Ma soprattutto una corona molto piccola su un orologio di questo tipo è una corona proprio tecnicamente sbagliata. In ultima battuta, se abbiamo un orologio con una corona anonima, ecco, mettere una corona logata completamente a caso, giusto per far vedere, per autoconvincerci di avere la corona originale, ecco, non è una cosa, a mio avviso, corretta. Se dobbiamo mettere una corona originale, una corona logata, che lo sia fino in fondo, che sia esattamente la corona coeva e coerente, giusta e dimensionalmente corretta per l'esemplare che abbiamo tra le mani. Quindi questa vuole essere semplicemente una piccola guida alla scelta della corona, soprattutto cercare di contestualizzare bene il tipo di corona sull'orologio che abbiamo di fronte. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo lunedì prossimo, ore 19. Arrivederci.